Arriva sempre. Grazie, signor Presidente. Quando lo scorso novembre abbiamo approvato il decreto di proroga delle missioni internazionali, avevamo detto questa sarà l'ultima volta che rifinanziamo le missioni internazionali attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza, in quanto c'è la volontà di approvare, speriamo entro l'anno, la nuova normativa quadro sulle missioni già votata alla Camera ed ora in discussione al Senato. Non è andata esattamente così e quindi oggi stiamo a prorogare il decreto di rifinanziamento nella speranza che davvero questa sia l'ultima volta. Non mi dilungo sul merito del provvedimento, che è un po' ripetitivo rispetto a quelli precedenti, anche se con qualche variazione, e consegnerò il testo completo. Vorrei dedicare tempo e attenzione a due modifiche introdotte dal Senato. La prima prevede di ricomprendere nello stanziamento previsto al comma 1 dell'articolo 8, sono circa 90 milioni. Chiedo scusa, onorevole Locatelli, gentilmente il Governo deve sentire tutti, prego. Gli interventi previsti dal piano di azione nazionale Donne, Pace e Sicurezza 2014-2016, con particolare riguardo a programmi che hanno come obiettivi la prevenzione, la protezione ed il contrasto alla violenza sessuale su donne e bambine e la promozione e protezione dei diritti umani. Il riferimento è alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite numero 1325 del 2000, alla quale molte altre risoluzioni hanno fatto seguito. Chiaro che noi socialisti condividiamo questa modifica, anzi la condividiamo convintamente e siamo grati al senatore De Cristofaro per aver proposto questa modifica come primo firmatario insieme ad altri dell'emendamento. La seconda modifica si riferisce alla sospensione della cessione gratuita di parti di ricambio degli F-16 all'Egitto. Anche su questa c'è il consenso convinto della componente socialista. Nella discussione di ieri in Commissione Esteri qualcuno ha detto che la conferma di questa modifica al Senato si deve esclusivamente ai tempi stretti del decreto e non alla convinzione della giustezza della posizione, cioè bisogna evitare il ritorno al Senato. Non è così. E voglio ricordare al collega Pini che ha parlato di disonestà intellettuale riferendosi all'intervento della collega Quartapelle, che non più tardi di 3 mesi fa il Comitato Diritti Umani della Commissione Esteri della Camera ha organizzato un convegno intitolato «La sfida dei diritti umani nelle relazioni internazionali tra affermazioni di principio e limiti della realpolitik». Quando abbiamo dato avvio al progetto di questo convegno, il tema dei diritti umani sembrava assopito, da tempo lontano dall'attenzione dell'opinione pubblica interna ed internazionale. Anche solo pochi anni fa, o forse direi un paio di decenni, la mobilitazione per la loro tutela era quasi automatica, determinava reazioni, risposte politiche, mentre è innegabile che con il passare del tempo si sia verificata una caduta di attenzione, di sensibilità e di solidarietà. Il caso Regeni, la vicenda drammatica di questi mesi che ha messo in tensione i rapporti con l'Egitto, un paese nostro alleato, ha reso attualissimo il tema e ha contribuito a risvegliarla questa sensibilità e non solo nel nostro paese. Il tema della protezione e della promozione dei diritti umani non solo è attualissimo, ma richiede risposte, urgenti risposte, ed è questa un'occasione per darla. E allora poniamo una domanda. Ha senso mettere in contrapposizione idealismo e realismo, una contrapposizione tra imperativo etico dei principi e limite del realista degli interessi? Forse questa contrapposizione non è inevitabile, perché vale la pena di ricordare che il concetto di diritti umani è emerso quando gli stati sovrani hanno sentito la necessità di stipulare accordi per proteggere i propri cittadini in paesi stranieri, quindi un concetto molto concreto, molto realistico. Ma questo tipo di realismo, il realismo dell'origine, non sempre si è confermato nella storia di questi decenni. Siamo stati testimoni di tante situazioni in cui il mantenimento dei buoni rapporti fra paesi ci ha fatto chiudere gli occhi di fronte a gravi casi di violazione dei diritti umani.
Oggi la situazione è ancor più complessa, anche, non solo, ma anche per la sfida che ci lancia il mondo islamico, le cui espressioni politiche, anche quelle moderate, mettono in discussione la imprescindibilità dei diritti umani, che sono tali proprio perché afferenti le persone nella loro umanità e unicità. Pensiamo alla condizione delle donne, alle condizioni degli omosessuali o di chi si converte ad altra religione. Forse porre il problema in termini di dicotomia, però, impedisce di vedere la soluzione e neppure aiuta il dogmatismo ideologico. Forse la via percorribile è quella di mantenere una relazione forte, una tensione fra etica e realismo, cioè quella di operare concretamente sulla base dell'etica dei fini e del realismo dei mezzi, tenendo aperti canali di comunicazione anche con le parti, gli attori, gli stati che ai diritti umani sembrano indifferenti, quando non ostili, ma cogliendo occasioni per lanciare segnali come quello della sospensione della fornitura gratuita di parti di ricambio degli F-16 all'Egitto, paese che dobbiamo continuare comunque ad incalzare, costruttivamente. La componente socialista voterà a favore di questo provvedimento nella speranza che, crediamo davvero fondata questa volta, nella speranza che sarà l'ultima proroga che ci troviamo ad approvare. Grazie. Grazie, è scritto a parlare l'onorevole Artini, ne ha facoltà. Grazie Presidente.